Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come realizzare all'uncinetto questa fascia per capelli, una fascia a turbante. È un progetto semplicissimo, facilissimo, quindi ideale anche per i principianti, per coloro che stanno iniziando a lavorare da poco all'uncinetto, ma che comunque vogliono realizzare qualcosa di carino. Può essere un'ottima idea regalo e nel corso del tutorial vi do tutte le misure in centimetri e vi dirò anche come poterla realizzare, cioè come poterla realizzare in base alle varie misure. Allora, per realizzare questa fascia ci occorre pochissimo materiale, quindi possiamo anche utilizzare magari quei filati che ci avanzano da altri progetti. Le possiamo realizzare tutte colorate, possiamo aggiungere qualche fiorellino, insomma questo va in base anche alla vostra fantasia. Allora, io per realizzare la mia sciarpa ho utilizzato un filato, questo qui è un filato, è una lana che mi è avanzata da un altro lavoro, un 50% di lana e un 50% di acrilico che ho lavorato con un uncinetto del numero 4. E inoltre ci occorrerà un ago da lana per andare poi a realizzare questa cucitura a turbante. Un ago da lana, questo qui con la cruna un pochino più larga. Bene, prima di andare al tutorial vi voglio ricordare, per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella, così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Inoltre vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook che sul mio profilo Instagram, di cui vi metto il link delle pagine giù in descrizione. Sempre giù in descrizione vi lascio anche il link dove potete acquistare materiali e accessori per le vostre creazioni. Adesso andiamo al tutorial e realizziamo insieme questa carinissima fascia per capelli. Allora, inizio a lavorare la mia fascia avviando 16 catenelle. Faccio il mio cappietto che non conto come catenella e poi avvio 16 catenelle, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, 12, 13, 14, 15 e 16. Mi raccomando, avviate delle catenelle molto morbide. Allora, lavorate le mie 16 catenelle. Ora vado a lavorare una maglia bassa in ogni catenella sottostante. Vado a lavorare la mia prima catenella nella seconda. Vado a lavorare, scusate, la mia prima maglia bassa nella seconda catenella dall'uncinetto, quindi una e 2, punto l'uncinetto nella seconda catenella e vado a lavorare una maglia bassa. Così vado nella catenella subito dopo e lavoro un'altra maglia bassa in questo modo. Nella maglia subito dopo lavoro un'altra maglia bassa. Quindi praticamente dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni catenella disponibile. Così punto l'uncinetto in ogni catenella e lavoro una maglia bassa. Alla fine dobbiamo ritrovarci con 15 maglie basse. Lavoro la mia penultima maglia bassa e vado a lavorare, vedete, l'ultima maglia bassa nella prima catenella che abbiamo lavorato. Abbiamo in questo modo lavorato la prima riga della fascia. Adesso dobbiamo iniziare la seconda e la seconda è uguale per tutte le altre righe che andremo a realizzare fino a raggiungere i centimetri della nostra fascia. Allora, iniziamo la seconda riga. Allora, faccio una catenella. Giro il lavoro e vado a lavorare
una prima maglia bassa sempre nella seconda maglia dall'uncinetto, nella seconda catenella dall'uncinetto, quindi non qua, ma sempre nella seconda. Quindi vado a lavorare la mia maglia bassa, però prendendola in costa dietro, vedete così, non vado a puntare l'uncinetto prendendo tutte e due le asole, ma vado a prendere solo l'asola sul dietro, così, e lavoro un punto basso. Di nuovo, punto l'uncinetto nella seconda maglia bassa, qua, e vado a prendere solo l'asola dietro, quindi in costa dietro. Punto l'uncinetto nell'asola dietro e lavoro un punto basso, punto l'uncinetto nell'asola dietro e un punto basso, così. E praticamente dobbiamo lavorare in questo modo per tutta la riga e per tutte le altre righe seguenti, praticamente per tutta la lunghezza della nostra fascia. Dobbiamo proseguire da lavorare solo ed esclusivamente in questo modo. Quindi punto l'uncinetto nella maglia bassa subito dopo, prendendola sul dietro così. Prendo le due asole, ne prendo una sola, non tutte e due insieme. Le due asole, vedete l'asola dietro che la prendo dal dentro così e lavoro un punto basso. E proseguo in questo modo. Lavorando in questo modo ci viene una lavorazione più decorata. Lavoro la mia penultima maglia bassa e poi vado a lavorare l'ultima, vedete qua, la prendo sempre in costa dietro, vado a lavorare la mia quindicesima maglia bassa. Per la riga di ritorno e per tutte le altre righe dobbiamo sempre proseguire nello stesso modo, quindi vi faccio rivedere. Faccio sempre una catenella, giro il lavoro e punto l'uncinetto nella seconda maglia dall'uncinetto, nella seconda catenella dall'uncinetto, quindi non qui ma qui, e vado sempre a prendere la costa dietro e lavoro un punto basso, costa dietro e un punto basso, costa dietro e un punto basso. Vedete che già il decoro inizia a vedersi, viene un po' questa lavorazione a righe un po' più sollevata. Così. E proseguiamo a lavorare in questo modo per tutta l'altezza della nostra fascia. Io proseguo a lavorare per 43 centimetri. Allora, per quanto riguarda la misura della fascia, bisogna seguire un po' la misura della circonferenza testa. Ad esempio, se io ho una circonferenza testa 53 centimetri, vado a realizzare una fascia di 43-44 centimetri, perché se realizzo una fascia della stessa misura della circonferenza testa, ad esempio una circonferenza testa 53, realizzo una fascia di 53 centimetri, la fascia non ci calzerà bene, ma calzerà larga. Invece andiamo a togliere quegli 9-10 centimetri in modo tale che la fascia aderisce bene alla nostra testa, anche perché sappiamo che i lavori fatti sia all'uncinetto che a maglia tendono sempre un pochino ad allargarsi. Quindi io sto realizzando una fascia per una circonferenza testa di 53 centimetri, quindi vado a togliere 10 centimetri e realizzo una fascia di 43 centimetri. Quindi arrivati a 43 centimetri, poi vi farò vedere come proseguire per la chiusura. Bene, sono arrivata ai miei 43 centimetri, vedete come cede la lavorazione, quindi per i centimetri che ho lavorato va bene per la misura della circonferenza testa, che abbiamo detto 53, quindi meno 10 centimetri, 43 centimetri. Ora non mi resta altro che andare a tagliare qui l'asola dove abbiamo terminato la nostra lavorazione. Non devo fare altro che andare a tagliare il filo, però andiamo a tagliare un po' di filo in più perché questo poi lo utilizzeremo anche per cucire
la fascia, quindi vado a tagliare un pochino in più, meglio un pochino in più che in meno, così. E ora ci occorre anche un ago da lana, questo qui con la cruna un pochino più larga. Quindi andiamo ad infilare l'ago e poi faccio vedere come unire le due parti della fascia per dare quell'effetto turbante. Ah, scusate, mi dimenticavo, prima di andarla a cucire dobbiamo chiudere la chiusura qua dove abbiamo l'asola. Quindi facciamo passare il filo attraverso l'asola in questo modo e chiudiamo. Chiudiamo così e adesso possiamo andare a cucire. Allora, per unire le due parti facciamo in questo modo. Allora, io ora ho lavorato la mia fascia con una lavorazione che non ha né un diritto né un rovescio, vedete? Cioè, è simile, è uguale sia sul diritto che sul rovescio. Allora, voi se state utilizzando un tipo di lavorazione che è una parte che va sul dritto e una parte che va sul rovescio, allora la parte che va sul dritto la dovete tenere di fronte a voi, cioè dovrebbe essere questa parte qua. Ora prendo i due lembi, vedete così, e li vado a piegare in questo modo, così. E li vado ad incastrare tra di loro, vedete, in questo modo, così. Piegando e incastriamo le due parti così. Dobbiamo ritrovarci con 1, 2, 3 e 4 strati che devono essere ben incastrati tra di loro. Ora prendo l'ago e inizio la mia cucitura. Vedete, l'ago parte da qua e vado a cucire prendendo tutti e quattro i lati, tutte e quattro le parti, quindi così. Ora inizio a cucire. Così. Mi raccomando, cerchiamo di prendere sempre tutte e quattro le parti. Ora continuo con la mia cucitura fino alla fine, fino ad arrivare da quest'altra parte. Così. Sono quasi arrivata alla fine, vedete? Ora, una volta arrivata alla fine, torno indietro, quindi faccio la cucitura nel senso opposto, in modo tale da poter così ottenere una chiusura più sostenuta. Quindi, come abbiamo fatto ad andare, facciamo la stessa cosa al ritorno, quindi vado a cucire all'indietro ora. Così. E arriviamo fino alla fine. Bene, sono quasi arrivata alla fine, vedete? Do il mio ultimo punto. Così. E magari faccio qualche nodino in questo modo per chiudere bene. Fatto
Fatto il nodino, vado a nascondere la codina attraverso la cucitura che abbiamo appena fatto. Così faccio magari un altro nodino e chiudo. Taglio con le forbici. Una volta che abbiamo tagliato, possiamo andare a risvoltare la nostra fascia ed ecco il risultato. Quindi, con questo tipo di cucitura abbiamo ottenuto appunto questa forma a turbante. La fascia sembra piccola, però faccio vedere come cede, vedete? Quindi una volta che la andiamo ad indossare, la fascia calza bene, cioè aderisce bene alla nostra testa. Bene, questo è il mio progetto, questa è la mia fascia. Spero tanto di esservi stata chiara, soprattutto di esservi stata d'aiuto, magari per avervi dato qualche idea in più per poter realizzare i vostri progetti. Può essere un'ottima idea a regalo, la potete realizzare di tanti colori. E vi ripeto, potete anche utilizzare un altro tipo di lavorazione. Bene, io spero tanto che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like. Se vi va, lasciatemi un commento. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!